Ciao amici del coach, oggi è venuto a trovarci Tommaso. Ciao. Tommaso Finadri, che è venuto a provare la Sprint Resister. Dopo vedrete qualche allenamento che ha fatto con la Sprint Resister. Registreremo tutti gli allenamenti, tutte le prove, e abbiamo fatto anche un paio di prove contro Sebastiano Spotti. Ahimè. Bella idea. Vai. Nell'atletica ha senso. Se te lo leggi un powerlifter, come al solito tiri da addosso. Come hai trovato la Sprint Resister? È molto molto utile, sono abituato ad allenarmi con la slitta e rispetto alla slitta è molto più pratica da utilizzare, non ci sono tanti chili da spostare, anche rispetto ad altri attrezzi come per esempio altri isoaerobici si chiamano? Sì, isoaerobici. Diciamo, offre una resistenza molto molto continua, quindi non ci sono strattoni che insomma sono pericolosi durante gli sprint, e c'è un buon range di resistenza perché si va da 0 a 35 kg, che insomma è molto buono, quindi è un passo in avanti per diciamo quello che riguarda l'allenamento degli sprint con la resistenza, molto pratico e mi è piaciuto molto. Arriviamo lì dove siete voi, sì, mi ha già mangiato metà della distanza. Più Seba, cosa dici? 120. No, secondo me non lo piglio. Anche è tanto, cioè... 80 metri è che posso già... Un'altra funzione molto bella è che con il conta, diciamo il velocimetro puoi avere il feedback sullo sprint che hai fatto, sapendo se anche se un'informazione abbastanza semplice come avere la velocità massima ti aiuta giusto per avere un riferimento sulla qualità dello sprint e fare diciamo tutte le considerazioni che sono solite diciamo nell'atletica negli allenamenti con lo sprint per lo sprint in generale, senza dover necessariamente misurare col cronometro. Oltre il discorso della velocità, una cosa molto interessante, vedendo la sfida diciamo che c'è stata tra te, giocatore di football americano, e Sebastiano velocista, è che sui carichi pesanti te la sei giocata molto bene, ok? Mentre sui carichi leggeri ovviamente il velocista ha avuto qualche vantaggio. Avendo delle resistenze che sono misurate, quindi anche misurabili, si può avere anche un output di potenza calcolabile in maniera semplice, che ci serve molto perché possiamo valutare la potenza assoluta, ma soprattutto anche la potenza relativa, nel senso dividendo la potenza che si ottiene per quella chilo dell'atleta, cioè ovviamente sia anche la potenza per chilo che sa esprimere un atleta, e per un atleta d'atletica leggera questo diventa molto molto importante. A me dice, a me come atleta dice che devo diciamo
passare ad allenare carichi più leggeri con la slitta e probabilmente lavoro troppo con carichi troppo pesanti. È finito il campionato un mese fa, quindi ci sta, però mi dice appunto che devo diventare più veloce, insomma. Sì, quindi questi dati fanno anche capire. Sì, sì, mi fanno capire dove devo. Cioè, nel senso, faccio sprint con la slitta regolarmente nei miei allenamenti. Il come li faccio però è importante, quindi in futuro devo prediligere carichi leggeri e velocità alte, anche perché è diciamo, naturale pensare che vista la mia età, insomma, comunque ho bisogno di fare velocità piuttosto che fare forza, che sono tanti anni che faccio. Insomma. E poi, come dici tu, mi sembra che è una cosa che dici tu, un allenatore con le opinioni, semplicemente un allenatore con le opinioni, quando si hanno i numeri si valutano cose differenti. Io sono anni che utilizzo il traino, finalmente ho capito, anche con le mie problematiche matematiche, come calcolare la potenza con la sprint resistor, e mi sono accorto che degli atleti che pensavo fossero deboli con il traino in realtà erano semplicemente leggeri, perché poi la potenza che esprimevano per chilo, che esprimono per chilo, invece è molto buona. Può fare solo quando si hanno i numeri, sennò abbiamo delle sensazioni. Beh, ma anche io ti dico, vado sensazione comunque, non avendo un allenatore, cioè mi alleno me stesso, tendo troppo a fare, diciamo, quello che preferisco piuttosto che quello di cui ho bisogno, al di là delle persone esterne che mi consigliano che cosa fare, fortunatamente per lavoro ne conosco tante, ho sempre bisogno di un qualcosa, diciamo un reminder tutti gli allenamenti: guarda che ti fa piacere fare sprint con la slitta pesante, dovresti fare slitta leggera. Quindi dopo la seduta di oggi, sì, Tommaso, hai capito che devi fare un po' più di velocità, sì, e quindi ti ha aiutato anche a capire questo. Sì. Ma questa è una cosa molto interessante. Io qui è stato chiuso per 10 anni questo campo. Io ci venivo qui da giovane, io facevo solo gli 80 metri qua. A me piaceva fare gli 80 metri. Non servivano a niente, però mi piaceva fare tanti 80 metri. E adesso vai a fare solo 10 metri. No? Adesso ne faccio 10. Salutiamo Tommaso, grazie per questa chiacchierata e ci vediamo. Ciao a tutti, grazie Tommaso. Ragazzi, se avessi avuto l'altro computer te lo tiravo fuori subito il software. Forse c'ho qualche fotografia. O forse dal cloud riesco a recuperare qualcosa. Anche dei ragionamenti. È morto. Vabbè, dai, vediamo. Io sono entrato in questo centro sportivo sostenendo che avevo rotto due vasi. No, vabbè, taglia prima. Fine. Sì, beh, mettiamo quella del terzo filo e basta. Adesso sta continuando. Oppure se vuoi... Ah, vai, continua. Non sappiamo dove è arrivato. Però. Ah, ok. Vieni vicino perché altrimenti poi... Sì.